Buon salve a tutti a questa nuova puntata di Parliamo di, dove voi decidete di cosa io devo parlare. Se va bene a voi, io parlo. KDE è il miglior de. Desktop environment, tra parentesi. Perché questo tema? Vabbè, l'avete scelto voi, 15 voti ha ricevuto, che ha distaccato tutti gli altri argomenti. Quindi dopo voi nel sondaggio qui sotto nei commenti troverete il link, o forse più da qualche parte mette il pulsante, troverete il link per copiare il sondaggio e proporre il prossimo argomento. Al momento sta vincendo Firefox for Android e jQuery versus JavaScript Vanilla. Quindi vedete voi che argomento volete. Il titolo è un po' un flame, perché voglio spiegarvi perché è il miglior day per me e anche perché dovrebbe esserlo per te. Perché prima di iniziare vi spiegherò la mia storia, così capirete perché ho scelto di utilizzare questo sistema. Allora, io ho iniziato ad utilizzare Linux nel 2009, facevo le superiori, dovevo fare ancora la maturità, quindi provai le varie distro che mettevano in bando con le riviste, Ubuntu, Gnopix e l'altra che non mi ricordo. Ho provato tutte e due, Ubuntu con Gnome, non so come avevo pronunciato correttamente, e Gnopix che aveva KDE. Parliamo all'epoca di KDE 3.5. Provai Gnopix e l'interfaccia di KDE mi sembrò già di base professionale, precisa e configurabile abbastanza bene, oltre ad avere quel tocco professionista che mi piace da morire. Ma un altro motivo per cui ho scelto questo sistema è perché utilizza le Qt. Quando io sono passato a Linux, l'ho programmato per anni in .NET. Quindi, volendo abbandonare Windows, mi ho detto: se passo a Linux, che in cosa programmo? Ho scoperto che su Linux funziona in modo completamente diverso da Windows, ovvero per le questioni di interfacce, che non è male perché è ampia scelta. E quindi mi trovai UX, TK, GTK, Qt. Qt. Perché era fatto, perché KDE era fatto con le Qt, ma inoltre la documentazione era molto seria, e poi il vantaggio di essere multipiattaforma e di non richiedere allo sviluppatore nuovo codice per raggiungere un supporto multipiattaforma è molto intrigante, perché per uno sviluppatore che ha lavorato solo per Windows, diciamo che è un bel surplus extra che ti convince, passiamo a quello. Poi all'epoca utilizzavo molto VirtualBox, che era fatto con le Qt, quindi se un bel programma fatto con quello, figurati io che potrei fare con qualcosa del genere. E quindi io sono passato a KDE anche per questo, perché in un futuro avevo previsto di lavorarci. Poi, diciamo, con la comunità italiana ho fatto poco e niente, ho tradotto qualche cosina, ma poco, ho fatto qualche ticket, ho fatto qualche pull request per Kate per i file di sintassi, poco e niente, perché la comunità italiana non è molto attiva. Non è molto attiva, e questo è un vero peccato. Però traduce tutto quanto, sono già scritta la mia lista e vi posso dire che aggiorno, che traducono moltissimo. Parliamo dei punti a favore per cui io vi dico che KDE è il miglior desktop environment. Già sbagliato dire KDE, come hanno segnalato nelle varie community in cui ho chiesto quale distro scaricare per provare la KDE 5, perché c'è chi mi ha chiesto di provare KDE 5. Utilizzando Debian Seed posso fermarmi alla 4, perché non ha le, anche se ha le Qt 5, non ha KDE 5 già compilato. E combinarlo da me, sinceramente, siccome lo utilizzo il computer là per lavorare, non era il caso di mettermi a compilare forse un sistema instabile. Già Debian Seed può ogni tanto creare storie, figurati se ci metto un KDE stabile da compilarmelo a manina. Mi hanno segnalato giustamente che KDE è sbagliato definire il programma KDE come definire Mozilla Firefox, cioè definire Firefox Mozilla, mentre è sbagliato, Mozilla è la comunità che realizza Firefox, e KDE è la comunità, la fondazione come Mozilla, che realizza il programma. Questa distinzione è nata con la nascita di KDE 4, all'epoca ho iniziato io era solo KDE, per distinguere, diciamo, l'offerta che propone KDE. KDE con la Software Collection, dovrebbe essere compilation, include tutti i suoi programmi base, Dolphin, Aggregator, GVMU, KDE Plasma, l'interfaccia, quella che sto utilizzando in questo momento, che esiste in diversi tipi, netbook, Active per i touchscreen, pure per me sbaglio per le media station. E quindi loro hanno voluto differenziare i vari nomi per differenziare anche il programma, il che non è male, perché fa capire come c'è chi ha toppato Windows a fare un'interfaccia unica invece di farne di più, che permette all'utente di scegliere quella più adatta al sistema invece di stare lì nella configurazione che non sa dove sbattere la testa. I punti a favore per me: la configurazione è ben organizzata ed ampia, perché quando io provo un programma la prima cosa che guardo è vedere la configurazione, perché a seconda della configurazione di un programma posso capire la professionalità, l'estensionabilità, parola orrenda italiana, forse nel vocabolario, e
l'alta configurazione, ovvero quanto me lo posso personalizzare, che mi permette di capire i limiti del programma. WebLC per esempio non ha limiti, è una cosa incredibile vedere tutte le configurazioni. Io mi ci sono impazzito per utilizzare questa webcam. Io mi piace KD per questo suo pannello di configurazione che è un unico, System Settings, che è un cerca che vi permette di cercare e prendere con le parole chiave qual è il modulo giusto, perché ovviamente vari moduli poi hanno sottomoduli, tipo avvio e spegnimento, c'è cioè il cron, quello del boot della grafica del tema all'avvio e così via. E questo è molto utile per configurarlo, mentre sugli altri environment ci sono più programmi che fanno le varie cose, quindi forse questo lo fa questo, di là. Non ho un'interfaccia unica che invece ha KDE, che riprende da Windows. Detto questo, un altro motivo sono le Qt, come già ne ho già parlato diffusamente da sviluppatore. Dirò anche che il vantaggio di girare su Windows e di supportare il mobile con Android, mi pare anche iOS, è molto intrigante per uno sviluppatore. Un framework per comandarli tutti, che è poi nativo, il che non è male sinceramente, per uno sviluppatore fare di nativo con un solo colpo. Ubuntu Touch a me piace da morire, perché il fatto che è Qt ma è fatto con Ubuntu non mi piace da morire, quindi sono messo molto in crisi. Perché non mi piace Ubuntu? Perché Ubuntu non mi piace il rapporto con la comunità che ha, è molto prendo tutto, faccio poco tutto. Poi vabbè, ci stanno ovviamente casi limiti, però con la comunità diciamo è molto out, quindi non mi piace. Da volontario, perché mi conosce, sa che ci tengo molto a questa cosa. I plasmoidi, i widget, devo puntarmi di qua così vedo pure l'altra, ma no, questa è la testa e questa sì. Momento stupido. I plasmodi sono comodissimi perché sono i widget. Su Windows li ho implementati recentemente, altri desktop variant ce l'hanno, non ce l'hanno, sono a comparsa sulla barra e così via. KDE ce l'ha e li ritrovo molto comodi. Io avendo più sistemi, più monitor, ne ho uno che ha dei plasmodi fissi, quello degli eventi, quello per Emule, quello per le statistiche del sistema, quello per controllare il player, e uno per telepati e uno per KDE Connect, che vedremo dopo. E li ritengo molto utili perché mi permettono di non avere 10.000 programmi aperti. Già ho 3 monitor, figura di altri programmi aperti. Altri monitor, lo facciamo abbastanza così. L'ottima grafica perché è molto professionale, pulita, non ha il violetto o il marroncino di altri sistemi, può diventare flat. Io sinceramente utilizzo il tema base che mi piace molto, che dà un tocco moderno di freschezza, ma non è neanche troppo kitsch o troppo flat. E poi, come ho già detto, tocco professionale, mi piace da morire un programma, perché dimostrare gli sviluppatori sono dati veramente da fare per farlo bene. Poi anche vari effetti che supporta di base KDE, le varie animazioni che per esempio mi piace da morire, la finestra del molare. Quando lo faccio vedere agli amici che loro rimangono proprio così, o l'effetto lampada magica che risucchia la finestra, la chiude così. Non so se la faccia è giusta, però diciamo il concetto è quello. Così qua la faccia la mia. Poi la questione dell'indicizzazione dei file è interessante, perché fino a poco tempo fa ho utilizzato Nepomuk, adesso ho KDE 4.13 e c'ho l'orso Baloo, che si comporta bene, il sistema è molto più reattivo, anche se già l'ultima Nepomuk, le versioni di Nepomuk avevano molti miglioramenti. E questa indicizzazione dei file per me, che programma e devo andarmi a cercare nei file, sinceramente è comodissima, perché io da Dolphin faccio ricerca senza utilizzare un programma aggiuntivo che dovrebbe poi fare la ricerca manuale e indicizzarli a sua volta. Ce l'ho già nel sistema, io non utilizzo tutte le feature che ha questo framework, ovvero i tag, i commenti, le stelline, non mi servono, io voglio solo indicizzazione dei file per la ricerca. E Baloo lo fa egregiamente, come lo faceva anche Nepomuk. Ovviamente era un bel mattone, ma era un po' ottimizzato. Poi adesso vorrei parlarvi di alcuni dei programmi che mi convincono a utilizzare KDE. KDE Connect. KDE Connect è un progetto recente del GSOC dell'anno scorso, che permette di avere le notifiche e delle alcune azioni da telefono al computer e viceversa con KDE. L'applicazione è su Android, sullo store, ci permette di sincronizzare più sistemi, anzi più dispositivi con un computer o con più computer per gestirli. Ecco qui per esempio il mio computer, io posso mandare regolare il player che utilizza il computer e inviare anche un ping e una notifica. Questo è quello che posso fare di base, ma da computer posso mandare file, accedere alla cartella, quando c'è una telefonata lo metto in pausa il player, quando lo chiudo fa ripartire, ho tutte le notifiche che ricevo. Certo, questo è un buon incubo quando ho in contemporanea il telefono e il tablet connessi, perché ho il doppio delle notifiche sulla stessa cosa, più il computer che mi manda le stesse notifiche.
è un buon incubo, ma basta ignorarle al momento. E non mi dispiace come cosa perché da quel tocco in più permette di non star guardare il telefono se ha ricevuto l'SMS, eccetera. O lo leggo direttamente lì nelle notifiche su questo monitor qua. Un'altra cosa è Ocular, che è un programma che mi piace tantissimo, che legge un sacco di formati e che non mi richiede di dover installare, che è fatto bene. Open Source supporta molte cose di PDF, delle varie presentazioni, dei vari formati, CBR e così via. GVMView, che insieme a Dolphin sono i miei. GVMView per gestire le immagini, uno spettacolo. Certo, quando apri video non sai mai se si impalla oppure no, forse perché uso Debian e quindi è un problema con i codec. Però è fatto molto bene per la ricerca delle foto, farle vedere. Per chi è impedito, perché ho messo KDE su più computer, ci si trova molto bene. E poi alcune delle funzionalità come ritaglia o ruota o ridimensiona le utilizzo da morire. Invece di aprire GIMP ogni volta, è un programma, una tool, perché per me non è solo un programma, ma anche un'integrazione con servizi esterni per caricare il materiale, il che non è male. Dolphin, come ho già accennato, è il file manager che a me piace da morire per questa sua gestione a schede, per questa sua organizzazione, per la preview, per la cosetta lato risorse che mi posso organizzare. Mi piace da morire, tant'è che l'ho utilizzato per un periodo su Windows. Un programma sconosciuto e più di KDE è Qt, con la K ovviamente, Look, che deve essere, diciamo, un'alternativa a quello che fa il Mac quando premi con spazio su un file e ti apre una preview. Io all'epoca l'avevo compilato, avevo modificato Dolphin con la patch per il supporto, tradotto in italiano, ma non è mai stato integrato in KDE, era previsto nella 4.11, nella 12, e non è stato fatto. Ho scritto al sviluppatore, non mi ha risposto, ho scritto il supporto, non mi hanno risposto. Sinceramente mi dispiace moltissimo di questa feature che manca, perché darebbe quella marcia in più, invece avere un programma con spazio, che è una delle poche cose che mi... È l'unica cosa che mi piace del Mac, come di Windows, il pannello di controllo di X, pannello di 3. Poi, un'altra cosa è che KDE è molto presente per le community, con i Junior Jobs, che sono ticket per chi vuole iniziare a lavorare in community. Ovvero, come posso iniziare a collaborare? Trovo dei ticket di livello facile, potremmo dire, per intraprendere e entrare nella comunità e fare qualcosa. Ma poi organizza anche eventi di testing su IRC, come fa Mozilla. Il che non è male per chi vuole entrare nella comunità. E Aggregator. Aggregator è un programma comodissimo per leggere i feed, fatto bene con un'ottima interfaccia, però non è aggiornato. Non c'è nessuno che ci lavora, purtroppo. Oggi mi è arrivata la notifica che il bug riguardo il supporto a un cloud è stato confermato, quindi può darsi che ci metteranno a lavorare per una loro integrazione. Il sistema poi per la segnalazione degli errori nativi di KDE è molto simpatico, perché ti fa il debug, quindi anche spesso se tu non vuoi segnalare il ticket, ma vuoi cercare di capire perché sul tuo computer quel programma dà quell'errore X e poi perché il pacchetto non è aggiornato, lo capisci. Poi un'altra chicca interessante è l'uscita recente di LXQT, che ho provato sulla SIDAction, perché io utilizzo SIDAction su questo computer, che mi piace da morire, perché l'unica distro che utilizzava, cioè l'unico sistema che mi piaceva con le GTK è LXDE, perché sono diverse. Anche solo l'organizzazione per alcune cose lo richiama. LXQT riprende Razor, che è un desktop in varia molto leggero realizzato con LXQT, che ricicla alcune cose di KDE come Dolphin, se non mi sbaglio anche Kwin, e le unisce con LXDE. Praticamente stanno portando tutti i vari programmi dell'XDE in QT, e con il team di Razor QT stanno facendo un bel programmone, un bel sistema che non mi dispiace per i computer. Questo dimostra che le QT, per chi dice sono un malloppo, sono un malloppo, ma funzionano bene con un sistema leggero. E questi, diciamo, sono i punti a favore. Quali sono i punti a favore alla fine? Che KDE è molto duttile, professionale, altamente configurabile e che è anche facile programmarci chi vuole provare a fare plasmoidi in diversi sistemi e così via. Ovviamente ha dei punti a sfavore. Sul multitesk, poi utilizzo multitesk, c'è qualche problema, ma che è dovuto da quello che ho letto sul forum, avere dei problemi con a comunicare con i driver. Da quando sono passato Nvidia alleati ci sono effettivi miglioramenti. Altro problema è Arc, che è un bug che mi rompe le scatole, che è in community segnalato da quando esiste KDE4, che quando io apro Arc, seleziono quel file e lo trascino, lui mi scompatta tutto l'albero delle cartelle e non direttamente il file. Bug odiosissimo. Poi inoltre non permette di modificare un file compresso già aperto e di rinominare i file al suo interno. Per un periodo utilizzavo FileRoller, poi mi sono stufato di avere questi programmi GTK, perché per chi me lo chiede, e parlavo poco fa con un genio, sì, che ho citato nel video,
Ne utilizzo veramente pochi di programmi TTK, non perché fanno schifo per via dell'interfaccia, ma perché uso programmi KDE alternativi. Utilizzo QEdit insieme a Localize, perché Localize ha il problema che non genera in automatico il file MOV, il file compilato di lingua. Utilizzo gprename, perché è molto semplice per rinominare file rispetto a krename, che è molto complicato, e gimp per modificare le immagini, perché è molto più avanzato rispetto a Krita. E questi, diciamo, sono i principali, anche unici, perché ho provato poco fa Cheese, ma non mi funzionava. GVCView non mi funzionava, mi crashava quando facevo partire la registrazione. Anche Cheese, mentre quello è C, potere delle QT e QT si trova. Ovviamente Firefox e Thunderbird, perché si appoggiano alle GTK. Anche se queste Firefox QT ne parlai sul mio sito per compilarlo, ma non è sviluppato per niente. Direi che ho concluso il video. Vi invito a partecipare al sondaggio, sperando di aver detto tutto su perché KDE. Non ho detto tutto. KDE è il miglior de per me, perché funziona a livello professionale per me. Quindi, chi vuole partire con il Flame può farlo, ma sappia che questo più che altro era un video di riflessione sulle funzionalità del sistema, e non farò un video di riflessione sulle funzionalità degli altri desktop environment, perché non li utilizzo da anni e non potrei commentarli in questo modo, e non è mio interesse neanche provarli, perché le volte che li provo ho sempre problemi, perché le configurazioni spesso non sono facili come credo, perché dopo l'abitudine con KDE bisogna sempre andare a fare delle cose manuali. Non perché gli altri sono fatti male, ma perché il team alla base è diverso. KDE è aiutata da sviluppatori pagati per lavorarci, e da quanto Ubuntu ha lasciato perdere GNOME, diciamo che è un po' andata allo sbando. Dalla nascita di GTK 3 ci sono stati una serie di problemi, e questo, diciamo, ha creato problemi proprio per la stessa comunità che utilizza GNOME da tempo. Sinceramente, io dico solo questo: KDE ha come mascotte un drago, GNOME ha un piede. Ditemi voi qual è più figo, io più di questo. Cercando di buttarla a sorridere per non fare incacchiare la gente, perché non è mia intenzione, più che altro dimostrare le differenze a livello di progettazione, di interfaccia. Certo, KDE ha alcuni problemi con alcuni programmi, però per chi segue le news, c'è un team specializzato proprio nello studio dell'interfaccia. Il vantaggio poi è che il progetto alla base, ovvero l'EQT, è un progetto professionale, utilizzato da professionisti nei loro programmi che anche vendono, dimostra la bontà del sistema su cui è sviluppato tutto l'ambaradam. Quindi, il primo che dice: sul mio computer è troppo vecchio e gira KDE, è colpa del tuo computer, non è colpa di KDE. KDE richiede certi requisiti, come chi vuole iOS sa che deve comprare un telefono che abbia certi requisiti, che costerà tot soldi, come chi vuole Android sa che può scegliere quello che gli pare. Quindi sta a te utilizzare il meglio a seconda del tuo sistema. Io questi problemi non mi sono mai posti, anche con un giga di RAM e in un monoprocessore, ovviamente disattivando quello che rallentava il computer, perché lì alla fine è l'utente che fa la differenza, perché un utente consapevole, per questo ho voluto fare questo video, per rendere consapevole delle feature di questo environment, che è molto potente. Forse Debian Seed non è la miglior distro per apprezzarlo, ma io in tutto questo non ho parlato di KDE5. Ho provato KDE5. KDE5 l'ho provato con la distro Neon, realizzata dai sviluppatori di KDE, basata su Kubuntu. È figo. Diciamo che non ci sono novità a livello di core, se non che è stato portato tutte le KDE5, il nuovo KDE è stato riscritto per essere più performante. Ma a livello di interfacce, Plasmoid adesso sono molto più organizzati meglio. E che non è male, visto che parlavamo di interfacce, perché io sono molto attento alle interfacce. Sono le prime cose che segnalo quando faccio ticket. E quello a me mi colpisce più in questo environment, perché più è semplice e più lavoro meglio, perché io voglio poterci lavorare col computer. Voglio avere un sistema affidabile che mi permette di lavorare al meglio delle possibilità che mi offre il sistema che io ho scelto. E una volta che ho fatto la configurazione me la mantengo nel tempo. E questo nuovo sistema di KDE delle widget non mi dispiace per niente. Detto questo, io vi saluto, vi rimando alla prossima puntata. Scrivete nei commenti, sperando di non fare per una tolta, perché io odio certi tipi di flame, perché io non voglio litigare, ma voglio essere propositivo. Ma non essendo uno sviluppatore di KDE, più di questo non posso fare se non aprire ticket
e segnalare problemi nei forum invece di starmi a lamentare. E questo voglio dirlo. C'è tanta gente che si lamenta, quello fa schifo, quello non funziona. Propositivi, perché l'open source richiede... Le community esistono perché l'utente deve essere propositivo, agire. Non uno che si lamenta come quelli che si che guarda le visioni e si passa del tempo a lamentarsi e poi gli viene una cosa dietro lo stomaco debile che esplodono. Propositivi, perché tu dici quello che pensi a chi può agire e migliorare la questione, ma in un modo sereno e collaborativo. E molto spesso io nei video, negli articoli, sui social, non vedo niente di tutto questo. Vedo gente solo che si lamenta e basta. E io odio queste cose da morire, perché sì, io mi lamento. C'è chi mi vede sui social, mi lamento, ma io poi mi attivo, apro ticket, rilascio codice, fixo i problemi. Non che mi lamento e basta, certo. Puoi dire, non sono uno sviluppatore, non posso fixare problemi. Giusto, ma puoi sempre scrivere a chi si occupa del problema e segnalarglielo. Fa aprire un ticket, rendersi attivo. E questo lo posso fare tutti, perché l'intera gente italiana non capisce che può fare questo con l'open source. Non si evolverà la concezione, perché c'è gente che capisce open source è gratuito, punto, quindi fa schifo. Il concetto è questo. Mentre è sbagliato, perché c'è il lavoro di persone che ci credono a questa attività e fanno di tutto, perché a me quando mi insultano Firefox sinceramente ci rimango male, perché io un po' ci ho messo del mio in questo progetto, come in Firefox OS e negli altri, però non dicono il perché e mi incacchia ancora di più. Quindi concludo il video, vi invito a partecipare al sondaggio per il prossimo video, di dire la vostra. Sto cercando di migliorare la posizione, pure una maglietta a tema che non c'entra niente stavolta, perché di KD ho solo adesivi qui e qui supportati. Vi saluto, sperando di non essere stato troppo lungo. Vi saluto, alla prossima, e condividete il video, perché voglio essere propositivo, vedere voi altri che ne pensate e attivarvi, perché KD Italia ha bisogno del vostro aiuto per essere attiva. C'è chi mi ha detto di diventare volontari Chakra. Io non utilizzo Chakra, sono un debianista fissato e non ho intenzione di utilizzarlo, però quella è una community attiva, perché è un desktop, è una distro con solo KD, quindi è uno dei vari modi. So che c'è pure una comunità attiva di Chakra italiana. E detto questo, ciao e alla prossima!